Come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio dirti: il mondo è uno specchio. Cosa vuol dire questo? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Sì, è proprio così. Il mondo è uno specchio. Te l'ho già accennato ieri e, come ti avevo promesso, farò una serie di video per specificarti quali sono le riflessioni che il tuo intorno ti dà, cosa riflette di te e come riflette di te la situazione in cui ti trovi e come lavorare per poterla risolvere, per poter modificare questa situazione. Sì, è proprio così. Il tuo intorno è uno specchio, quindi riflette quello che sono le tue sensazioni e il tuo modo di pensare. Tutto quello che sta dentro di te viene riflettuto nel tuo intorno. Ci sono tanti detti che identificano questa cosa. Una di queste è dire che siamo la media delle 5 persone che ti stanno intorno. Questo succede perché, grazie alla legge d'attrazione e via discorrendo, attraiamo a noi le persone che più ci assomigliano, le persone che più, noi si dice, vanno d'accordo con noi. Non legheremo mai, non staremo mai insieme a persone che non c'entrano niente con noi. Quindi per questo viene detto che noi siamo la media delle 5 persone che ci stanno intorno. Ma alla base c'è il fatto che veniamo circondate dalle persone che riflettono noi stessi. Ci sono 4 modi diversi che il tuo intorno ti riflette. Il primo del quale ti voglio parlare è quello della similitudine. Che cosa vuol dire questo? Se te nel tuo intorno stai vivendo, non so, una persona che ti sta giudicando, o una situazione dove tutti ti sminuiscono, una situazione dove, non so, il tuo capo dice che non sai fare nulla. Questa situazione, quando riflette per similitudine, vuol dire che ti sta facendo vedere, il mondo ti sta facendo vedere che in realtà te ti stai giudicando, che in realtà te ti stai dicendo che non sei abbastanza. Questo è quello che te pensi nel tuo interno, che te pensi di te stessa. E quindi il mondo dice: guarda che lo stai pensando te stessa, ma non te ne sei resa conto. Quindi fa muovere le pedine intorno a te in modo che tu ti renda conto che questa è la situazione in cui ti trovi. In modo che tu ti renda conto che ti stai autogiudicando e che quindi devi superare questa cosa. Come devi lavorare quando vedi questa similitudine, quando il mondo ti fa vedere questo tuo lato oscuro, questo tuo lato che non vuoi vedere, che ti dà vergogna, ti dà rabbia, ti fa paura di te stessa? Beh, innanzitutto devi rendertene conto, quindi impara a giudicare, o meglio, a guardare bene il tuo intorno, a capire che il tuo intorno è la riflessione di te stesso, ti serve per te. Una volta che hai capito che va per similitudine, allora devi trovare quella data cosa che ti fa stare male e capirla in te stesso. Quindi hai 2 soluzioni davanti: o l'accetti e capisci che anche te sei così. Ad esempio, io ho dovuto accettare il fatto che a volte posso arrivare in ritardo, e era una cosa che mi faceva veramente odiare. Oppure la seconda cosa che puoi fare è riuscire a sanare. Se ad esempio ti fa tanto male arrivare in ritardo, smetti di arrivare in ritardo, capisci perché arrivi in ritardo e supera questa cosa. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia. Se ti piace, metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici, così possiamo aiutare anche loro.
Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube e visita il mio sito saracalloni.com. Troverai una serie di articoli che ti possono aiutare. E domani ti parlerò di un altro modo che il nostro intorno ci riflette. E agisci, ci vediamo domani. Ciao!